Salve a tutti! Qui ad Ad Astra sono le ore 14.38 di giovedì 9 aprile 2020. E ora passiamo agli annunci di oggi. Un nuovo amico ci ha raggiunto ad Ad Astra. Un caloroso benvenuto a Teo. Sono veramente felice di avere un nuovo amico sull'isola. Per il momento è tutto. Vi auguro una giornata fuffissima. Bau bau, let's go! Bentornati ovetti su Animal Crossing New Horizons. Abbiamo a quanto pare qualcosa da prendere con l'Emilia di Nook, quindi nessun fiore speciale, va bene. Controlliamo un po' cosa abbiamo e poi cominciamo per davvero l'episodio. Allora, la casa dei sogni. Perfetto. Ora, vi ricordo che nello scorso episodio abbiamo pagato il nostro debito nei confronti di Tom Nook e abbiamo aggiunto una stanza alla nostra abitazione. E oggi abbiamo roba qui. Mio Dio! Allora, da Beatrice egregio Tonks, l'altro giorno mi è stato di grande aiuto. Ecco due coupon della sartoria. Grazie mille, Beatrice. Perfetto. Poi abbiamo dall'ABC... grazie mille, ABC. Poi abbiamo dalla Nook Inc. Abbiamo ingrandito la tua casa, ma per procedere con i lavori abbiamo dovuto mettere in sgabuzzino un oggetto appeso alla parete. Ah, è vero, avevo appeso un arazzo, mi sembra, alla parete, quindi grazie. E qui qualcuno si è trasferito, quindi grazie. Scriccio! Ehi, Tonks, ma cosa era da mangiare alla tua casa che cresce a vista d'occhio? Spero non si mangi anche questo regalino che ti invio. Già mi autoinvito. Ok. Mentre mamma invece, qualcosa? Vediamo. I petali dei fiori di ciliegio danzano al vento come ballerine leggere guidate da una musica bizzarra. E quindi ci regala qualcosa. Grazie mamma, però ogni cosa a suo tempo. Inoltre, vento vuol dire probabilmente pioggia più tardi ed è una cosa fantastica. Allora, vediamo i regalini. Allora, qui c'è il coupon della sartoria. Poi qui abbiamo... il forno a microonde, cosa che io non sapete quanto vorrei in vita reale, perché non ce l'ho ancora un forno a microonde, quindi vediamo un po' com'è fatto. Eccolo qua, si accende anche? Probabilmente sì. Beh, è dietro un albero, non si vede. Poi che altro abbiamo preso? Vediamo un po', da scriccio questo. Un portaspezie rotante. Niente male. E da mamma... un portatovaglioli di mamma. Che carino. Ok, perfetto. Quindi vedremo cosa fare oggi. Magari c'è un qualche evento speciale in piazza. No. Ah, vero. Norma. Salut, Tonks. Viola stava condividendo con me la sua vasta cultura sul giardinaggio. C'è Viola dietro l'albero, ok. Tu lo sapevi che ha un pollice verde sviluppatissimissimo, Mumu? Sì, lo sapevo. Non è mica difficile, basta abbinare le cose nel modo giusto. Una certa pianta vuole un certo terriccio. Ed è più facile, se per te non è un problema, sporcarti le mani o i vestiti. È importante fare attenzione alle piante che già crescono bene sull'isola. Adesso mi sembra ovvio, ma non ci avevo mai pensato prima che lei me lo facesse notare. Basta osservare madre natura, io non faccio altro. Ok, volevo parlare un attimo con... Eccola, perfetto. Norma, mia cara, come va il trasferimento? Ho sentito che è successa una cosa veramente strana. A quanto pare, se colpisci una roccia è possibile che salti fuori un uovo? Sì, lo sappiamo già, lo sappiamo già. Lo sappiamo già. Ora, mentre le ragazze parlano, io vorrei prendere le uova terrestri e controllare se alla fine la persona che ho contattato ieri, ricordate la parte finale del video? Esatto. Si è trasferita oppure no. Nel senso, se si sta per mettere lì oppure no. Nel frattempo devo anche controllare un altro paio di cose. E sono 2000 stelline e passa una Vanessa io, quindi cercherò sempre di prendere le Vanesse io quando posso prenderle. Tanto per dirlo. Allora, controlliamo. Intanto voilà, ok. E qui c'è questo da pagare che non pagheremo ancora per un bel po'. Allora, qualche pianta speciale qui? No, non sembra esserci niente. Terreno venduto a Artiglio, quindi domani avremo la città piena. Nice, almeno credo sia nice. Bene, allora, che fare adesso? Dovrei parlarvi dei bambù, ok? Avete visto inoltre, sempre nello scorso episodio, a fine dello scorso episodio intendo, che abbiamo trovato l'isola dei bambù. Non vi ho detto che ne ho trovate due in realtà. E... ho scoperto che l'isola dei bambù è l'isola più comune.
in percentuale di spawn almeno. Quindi il fatto che io non l'abbia trovata per tutto questo tempo vuol dire che sono stato molto molto sfortunato. Ma adesso credo proprio di creare una zona sulla mia isola dedicata al bambù. Probabilmente dalla mappa sopra com'è che si chiama? Sopra la casa di Teo e sopra la casa di, come si chiama? Tenerina, perfetto. Perché i bambù sono molto particolari, ok? Una volta piantati i germogli di bambù cominceranno ad espandersi in maniera invasiva, vorrei dire, ok? Quindi attenzione, almeno era così negli altri Animal Crossing. Quindi, se sto attento, va tutto quanto bene. Inoltre, se davvero si mette a piovere oggi, è una cosa davvero fantastica. Perché non so se l'ho fatto, però avevo intenzione oggi, cioè per voi ieri, è un po' un casino un'altra volta, sì, di tornare in live su Animal Crossing. E mi serviva proprio una giornata di pioggia per pescare un certo pesce. E qui c'è un boccalone, ovviamente. Bene, cioè no, male. E basta così. Adesso credo di andare a cercare i vari fossili. Ma prima c'è questo da prendere. Ok, 3, 2, 1. Preso. Perfetto, pelo pelo aggiungerei. Che cosa contieni tu, mio caro? Una pista trenino. Ok, controlliamo un attimo la pista trenino. Mio Dio, è bella però. Ok, già so a chi regalarla. Allora, qua dietro c'è qualcosa. Sì, è vero, dovrei togliere questo. Vabbè, lo tolgo adesso, vai. Quindi, perché alla fine ho preso l'insetto che cercavo dai ceppi. Quindi adesso potrei anche metterli a posto. L'ho sentito, dov'è? Lo sento, eccolo qua. È un gran peccato non poter prendere... Dov'è? Vai. È un gran peccato non poter prendere la ricetta per l'arco di uova, l'arco della caccia alle uova. Tuttavia, ve l'ho già detto, a quanto pare si potrà prendere solamente da Ovidio dopo aver... cos'è questo rumore? Ah, è un grillo talpa, ok. Dopo aver parlato con lui il 12 aprile, quindi ci vorrà ancora un po'. Cosa importante, non so se domani oppure oggi, ok? Tuttavia, no aspetta, non so se domani il 10 aprile o dall'11 aprile in poi spariranno i fiori di ciliegio, ok? Quindi, se non avete già preso 89, sì lo so sono tanti, petali di ciliegio, attenzione, ok? Io ve l'ho già detto, li voglio prendere solamente perché se trovo qualcuno con le ricette almeno gli do i materiali così mi crafta la roba. Perché voglio la roba di ciliegio, non tutta, ma è bella e quindi sì. Ora, cerco i fossili, sento rumore ancora. Io giuro che da adesso in poi ignorerò questi cosi. L'unico motivo per cui sto provando a prendere... Ok, no, è blu, quindi è importante. L'unico motivo per cui sto provando a prendere questi cosi è perché c'è un achievement... Dov'è? Puoi venire un po' più giù, grazie. Ok. C'è un achievement, dicevo, per colpire tanti regali volanti. Ok, l'unico motivo per cui sto cliccando sempre il pulsante A con la fionda, insomma, è per prendere cose. Scatola sorpresa di bambù, perfetto. Io ne ho già una nell'inventario, o meglio, nello sgabuzzino, me l'hanno regalata. Però sì, è abbastanza carina. La metterò, penso, nella sezione bambù dell'isola. Ma prima, voglio salutare qualcuno. A quanto pare sì, devo salutare qualcuno, quindi salutiamo Raimondo. Vi conviene sempre andare nelle case dei vostri isolani, perché potrebbero avere qualcosa da costruire, e se costruiscono roba potrebbero darvi ricette importanti, o magari no. Ehi là, se stavi cercando il tempio del relax da paura, sei finito nel posto giusto. Dimmi le novità. Sai, ora che ci penso, ho sentito che sta quasi per iniziare quell'evento di cui si sente tanto parlare. Vediamo se indovino l'evento pasquale. Sì, sì, sì. Non ho ancora visto personaggi speciali oggi. Mi devo preoccupare? Forse arriverà finalmente Celeste stasera? Dipende tutto quanto da se trovo personaggi speciali oppure no. E devo ancora trovare... dov'è? Le bottiglie con le ricette. Quindi se le trovo qui bene. Se no non so cosa fare perché... Non ne ho ancora trovata neanche una. Potrebbero essere nella parte bassa dell'isola. E lì c'è qualcosa, quindi la prenderò subito. Va bene, allora cominciamo a fare la cosa di routine. Ossia andare in giro per l'isola e fare cose in giro per l'isola. Però prima, a questo punto... Aha! C'è un qualcuno di speciale oggi. Salve! Uè, Avennotto! Sì, ho letto bene. Sono il tuo roditore preferito, Castorino!
qui da te live per deliziare le tue orecchie, gnac. Ok, sì, è uno streamer. Castorino è il figlio di... Un attimo che ho la carta di lui, così vi dico il nome. È il figlio di... dove diamine? Ok, di Castore, ok? Infatti in inglese si chiama CJ, sarebbe Castore Junior. Come a bocca, sono giusto in tour mondiale alla ricerca del pesce più pescioso che ci sia. Magari pescato con esche ad escanti? Lascia perdere, questa parte è ancora da perfezionare. Comunque sia, io sono un estimatore di pesce, pescato da... pescatori pescanti? Insomma, è qui che entri in gioco tu. Portami quello che hai pescato e le stelline ti pioveranno addosso. Lui comprerà i vostri pesci a 1,5 volte di più rispetto alla bottega di Nook. Questo vuol dire che un pesce che vale 1000 ve lo paga 1500. Un pesce che si paga, non lo so, 4000 ve lo paga 6000. Sì, è una cosa molto buona. Pago in contanti e più del prezzo corrente. L'ho detto 2 secondi fa. Il pubblico va intrattenuto, quindi... Ideona, se superi la mia prova di pescosità... Pesciosità? No, pescosità. Ti invito a bordo, gnac gnac. Ah, e il mio socio si occupa anche di oggetti da collezione, se ti va. Non male come esca, eh? Prova di pescosità? Sì, una prova di pescosità. È per capire se uno sa innescare un amo o solo l'amare, o solo amare un innesco, capisci? Funziona così. Io ti dico che tipo di pesce pescare e tu parti con la canna in spalla, gnac gnac. Il tipo cambia ogni volta per rendere la sfida più interessante e perché non mi posso permettere un'altra cosa di imbroglio. Ok, è davvero uno streamer. E niente, tutto qui. Sei pronto ad affrontare la prova a Vannotto? Oggi mi sento amabile. Pensa solo a catturare 5 pesci di fila. Va bene qualunque tipo, gnac gnac. Una volta verificate le tue capacità, comprerò io il pesce per te, per diciamo stelline guizzanti. Allora, sei pronto per il banco di prova a Vannotto? D'accordo. Spettacolo, dai Vannotto, testiamo la tua pescosità. La sfida di oggi è molto semplice perché qualsiasi tipo impreda... Ok, sì, grazie. Basta solo catturarne 5 di fila. Capito tutto, gnac gnac? Ah, e se un pesce si divincola dall'amo, la tua serie finisce. Ovvio. Adesso prendi 5 pesci di fila. Perfetto. Ora però devo assolutamente fare una foto a questo tizio qua. Devo assolutamente fare una foto. Come si sposta? Ah, così, ok, perfetto. Mi sposto o sposta anche il coso? Ok, no. Però, sì. Tu sei precious, quindi... Fotocamera. No, ti devi girare però. Devi guardarmi. Perché non mi guardi? Guardami. Ok? X. Devo andarmene via da qui. Devo spostare la telecamera. No. Girati. No, ok. Vieni qui. Ok? Ho sbagliato, ma ho fatto una foto. O meglio, farò una foto con il coso. Volevo solamente inquadrarlo per la miniatura, perché è importante per me. Allora, vediamo un po'. Blu, ok. No! Lo sapevo. Va bene, allora, cominciamo questa quest. Peschiamo 5 pesci. È un peccato aver trovato Castorino, o come si chiama. Lo chiamerò CJ per adesso perché è più facile. Perché lo rivedremo, in realtà. A breve, aggiungerei. Però, sì, lo vedremo sabato. Almeno credo sia lui. Va bene, devo pescare 5 pesci di fila, quindi... Peschiamo 5 pesci di fila. Ho il vago sospetto che le uova acquatiche non contino. Quindi se trovate delle uova acquatiche non contano per la serie. Ok? Quindi cominciamo a pescare. Ed ecco qui la bottiglia. Ce n'è un'altra qui sulla spiaggia? Sì, quindi avevo ragione. Allora, controlliamo un attimo le bottiglie. Da Rex, un vestito arancia. Noi abbiamo anche la ricetta di quello ciliegia, quindi va bene. E... vediamo qui... Ed è ovviamente uno sgabello che abbiamo già, vero? Sì. Perfetto, ora devo ancora pescare solo un pesce ancora. Già. Quindi ci metterò un po'. Più che altro perché sono stressato, perché adesso devo prenderne 5 di seguito, perché se non ce la faccio devo ricominciare da capo. Ed è un grande casino, ma non importa. Quindi, troviamo un pesce magari e peschiamo. Quella è un'ombra di una farfalla. E uno! Ah, ok, perfetto. Il conteggio dei pesci comincia, quindi ci dice proprio... Ehi, ciccio, devi prendere 5 pesci di fila. Leo! Ehi là, Tonks! Si dice in giro che stai tonificando l'isola dalla gran... Ah, oh mio Dio! Alla grande per un concerto di KK. Le canzoni di KK sono il massimo. Le ascolto quando corro, mangio e dormo. Praticamente sempre. Potrei dire che KK è il segreto della mia forza fuori scala. Quindi, grazie dei tuoi sforzi per farlo venire qui.
A proposito di forza fuori scala, ho un regalo di certo, o meglio, di un certo peso per te. Rugge, che cosa mi regali, caro? Ho pensato che avresti apprezzato un bidone col... Mi hai appena detto che sono spazzatura. Grazie. Però posso capirlo, ok? Allora, facciamo delle cose importanti, ossia 5 spazi nell'inventario li abbiamo, perfetto. Quindi devo ancora pescare altri pesci, magari tu sei un pesce e non un uovo. Ed era un pesce, era un calamari. Quindi adesso sono 2. Dai. E siamo a 3. Tanto per dire, la spigola è il pesce più comune dell'universo, ok? Non sapete quante spigole ho pescato. In effetti, un attimo, si possono controllare quante spigole ho pescato? Tanto per mostrarvelo, perché sono tante. Vediamo un po'. Spigola, spigola, eccolo qua, spigola. No. No. E sento un altro di quei cosi. Ishi, dai, 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 dai che ce la fai. E ne devo prendere solamente uno. In before sbaglio proprio con l'ultimo pesce. È sicuro al 99%, eh. Allora, eccolo qua. L'ultimo pesce, lancio. Focus. Ok, ce l'ho fatta. Quindi abbiamo soddisfatto la richiesta di Castorino. Quindi andiamo da Castorino. Ora, dato che non sono andato da nessuna parte, non sono entrato in nessuna casa o simili, questo vorrebbe dire che Castorino dovrebbe trovarsi ancora dove era prima. I personaggi speciali hanno l'abitudine di cambiare posto se entrate in un... com'è che si chiama? Se entrate in un edificio o simili. Ergo, dato che non sono ancora andato né da Tom Nook né da Mirko e Marco e simili, dovrebbe essere ancora qua sopra. Ma prima... Fossile? Sì, finalmente! È il primo che trovo oggi, eh? Tanto per dire. Ok, allora, Castorino è qua sopra ancora, spero, quindi sì. Scala Pioli. Vai su. Castorino? Eccomi qui! Come a bocca, Vannotto! Gnac! Hai già preso 5 pesci di fila? Alla grande, così, a Vannotto! E si scatta... Ce l'hai fatta! Oh mio Dio! Si è fatto anche un selfie! È davvero uno streamer! O uno YouTube, insomma, uno che registra video. Ce l'hai fatta, hai superato la prova di pescosità alla grandissima. Scusa se ti pesco in un momento inopportuno, ma vuoi per caso vedere il pesce? O meglio, vendere del pesce? Lo compro io e lo pago alla grandissima. Ho un mare di stelline. Va bene. Ottimo, Vannotto, mostrami il pesce che vuoi vendere, gnac. Potete vendere più pesci, vero? Sì, perfetto. Allora, boom. Quanto mi dai? Oh, hai un intero banco da vendere? In totale ti offro... Visto? Un sacco di più. Avrei guadagnato molto meno, tipo 8.000 stelline. E 11.000 sono niente male, quindi grazie. Mega oceanico! Oh, quasi dimenticavo di dirti che presto eccolo qua, organizzerò un torneo di pesca, gnac gnac. Ci sarà da divertirsi in un oceano e indipendentemente dal livello di abilità, tanti premi da vincere. Accorrete tutti, Vannotti! Mi fa ridere, ok? Mi fa seriamente ridere. Non so neanche io perché. Dove sei? Fatti prendere tu. Ok. Ora, farò un taglio, ma voglio una foto migliore di questo coso. Quindi, sì. No, devi guardarmi. Devi guardare la telecamera. Ok, allora, ho fatto un'altra foto. E adesso andiamo a incontrare Teo. Credo sia un cane. Se non sbaglio, ho controllato ed è un cane. Ho ragione, oppure è un orso? No, è un cane, che carino, fammi vedere. Oh mio Dio! Ehi là, grazie della visita. Ok, no. Mi chiamo Teo e mi sono trasferito da Kanehurst. Questo è l'abitante di una mia amica che mi ha inviato roba. Non Rachel, un'altra mia amica. Quindi, sì. Ok. Sarò anche nuovo, ma conto di conquistare ad Astrapre... Ti posso cacciare via se ti comporti male, eh? Diventerò il campione indiscusso di scacchi. Oh, quindi uno sfidante per Raimondo. Ah, che carino, vero? Allora, mi ha spaventato un po' con la faccia, ma non importa. Adesso, alcune cose da fare. I fossili, giusto? I fossili. Ok, perfetto. Ho preso tutti i fossili di oggi. E tanto per dire, ho controllato, non ho una lista, ma ho controllato quanti me ne mancano e me ne mancano pochi. Me ne mancano seriamente, seriamente pochi. Questa è una cosa che non so se è positiva o no, però. Perché vuol dire che i fiori, sì, grazie, come no. I fossili saranno più rari del normale. O meglio, quelli che mi servono saranno un po' più difficili da prendere, ce l'ho fatta. Quindi,
Già, adesso devo vedere se riesco a donare qualche fossile. Intanto ve l'ho già detto, mi sa che... sì, continuerò a fare scambi di fossili, quindi... Sì. Mi manca per esempio l'anchilosauro, da quante... a quanto pare. Però, sì, il dente di squalo mi manca, quello ho già controllato. Non so quali altre cose mi mancano, ma... sì. 1, 2, 3, 4. Perfetto. Ed ecco qui Blatero. Ora, credo di andare a mettere alcune cose... esatto. Andare a mettere cose nello sgabuzzino e poi di andare da Mirko e Marco, da Agostino e Filomena e da Tom Nook. Anzi, che mi sa che dato che sono di passaggio, vado già da Tom Nook, anche perché voglio controllare gli articoli del giorno alla macchina dei cosi di Nook. E dico dei cosi perché non ricordo il nome, ovviamente. Però, sì. Ah, giusto. Cosa interessante. Il personaggio speciale non sparisce dall'isola finché non si arriva al giorno successivo. Questo vuol dire che stasera io posso pescare non so quanti pesci, ciao Tom Nook, per venderli a Castorino rapidamente e prendendo parecchi soldi. Oh, salve, salve Tonks. La tua casa ha una stanza in più. Un bel po' di spazio extra non ha mai fatto male a nessuno. A questo punto non ci resta che affrontare la prossima questione, ossia il debito, che costa un bel po'. Quindi per adesso no, ma un altro servizio di personalizzazione della casa che possiamo offrirti ora è la sostituzione della porta. Nice. Una porta nuova può trasformare magicamente l'identità della tua casa. Perché non provare? E come sempre, è un enorme piacere averti come nostro stimato cliente. Sì, sì. Ok, ma ogni cosa a suo tempo. Qui c'è qualcosa? Sì, un grembiule da lavoro e uno scatolone. Li prendo perché voglio vedere il grembiule da lavoro. Indossa! È carino, è molto carino, lo voglio, quindi grazie. E benvenuto al punto Nook. Intanto le miglia extra, grazie mille. E adesso, più cose. La prima, c'è qualcosa di extra qui? Recinzione dinastia. Questa non è niente male, forse me la prendo, ma non adesso perché ho l'inventario pieno. Qua niente di extra, credo. No, niente di extra. Poi cosa abbiamo da fare? Beh, voglio vedere il catalogo Nook. Quindi, articoli speciali. Monopattino, panca pieghevole da picnic. Niente male, carina. Cappello di spugna. Questi li voglio. Ordina, per me ovviamente. Palla 4, palla 9, gonna di tuta, no. E mambo, mambo di KK. Ok. E adesso devo prepararmi perché volevo fare questa skit. Allora, non so se riusciremo ad invitare Fenicia oggi, perché abbiamo l'ultimo terreno venduto a, non mi ricordo, Artiglio, giusto, sì? Però, Orenotan, Toru! Ok, volevo fare il coso stupido di Yu-Gi-Oh! Tanto per dire, sì, lo so, è uscito un'altra serie di Yu-Gi-Oh! No, non la guarderò. Mustashokan! È l'amico di Fenicia! Ok, abbiamo già letto il suo dialogo, quindi mi sa che lo salterò per adesso. Fenicia, mia cara! Sono Fenicia, scusa l'attesa? Eh? La tua aria per campeggio? Non è pensata male? Ho letto bene? Sì, magari mi ci vuole proprio. Va bene, dai, parto subito. Ricordo, noi abbiamo provato a invitare Fenicia per due volte quando i terreni erano ancora disponibili. Adesso che non sono più disponibili, mi chiedo cosa possa accadere. Quindi ci vediamo un attimo da Fenicia, vediamo se ha qualche richiesta e vediamo se dice no, ma devi mandare via qualcuno, perché se devo mandare via qualcuno la risposta è no, mia cara Fenicia. Qui intanto è cresciuto anche l'ultimo tulipano. Qua nessun baccello. Vabbè, i fiori ibridati. Ci vuole un po' per farli uscire, quindi va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Ovviamente sto innaffiando tutti quanti i fiori off camera, ma... sì, tanto per dirvelo. Allora, eccoci qui, mia cara Fenicia. Come va? È da ieri che non ci si vede, eh? Hai una Fanta ancora? Ehi, Tonks! Scusa se ti ho fatto aspettare tanto. Suppongo di doverti, dire grazie per l'invito. Ok, adesso, parlami. Il campeggio non è male, credo. Ok, il problema... Sì, ok. Cosa vuoi? Uno sgabello con chiglia di adastra, come sarà? Ne faccio uno? Sì, il problema è che... vediamo se indovino. Sì, lo so. Lo schema, eccotini pure, ma quanta roba hai? Appunto. Ok, allora, esco, butto qualcosa per terra, prendo lo schema, creo la roba e torno qua. Si fa prima, inoltre probabilmente non riusciremo a prendere Fenicia oggi, perché... sì. Scatolone, perché mi va di imbrattare ad Astra. Ok, allora,
Ho sistemato un attimo l'inventario e volevo mostrarvi un'altra cosa. Togliamo KK ipnotico e mettiamo bolle rosa. Devo anche togliere la radio però. KKDJ, spegni un attimo la radio, grazie. Ok, sì, adoro KK bolle rosa. È davvero, davvero stupenda. E adesso creiamo il coso conchiglia. Ma a quanto pare abbiamo un achievement. Forse per mettere roba nello sgabuzzino? Sì, perfetto. E quindi... tada, 3000! Ok, devo prendere... com'è che si chiamano? Le ciprea. Me ne servono 5. E ho messo un tavolo da lavoro anche qua dentro. La stanza, questa qui, è vuota. L'abbiamo appena creata, quindi non so a cosa adibirla. Ma vi prometto che prima o poi sistemerò casa mia. Magari più tardi stasera, non lo so. Per appunto creare una casa. Make a house a home. Insomma. Va bene, allora. Neanche una ciprea. Quindi, cosa sono le cipree? Perché non ne ho vista neanche una. Ok, sono quei cosi strani. Quindi vuol dire che è tipo... tanto per mostrarlo, lascia. Ok, è tipo questo coso sprite. Che non è uno sprite, è un modello. Però si chiama ciprea. Non ne ho ancora visto neanche uno. Quindi per il momento lo ignoro. Ok? Tuttavia, più tardi off camera proverò a parlare con Fenicia. E adesso... e poi vedremo. Fine. Voglio tuttavia pescare un sacco di pesci oggi, ok? Perché abbiamo Cesarino, quindi. Allora, eccoci qua. Salve, che piacere. Benvenuta alla bottega di Nook. Noi abbiamo già questo? È un... una cucina a gas. La prendo. Mi sa che ce l'abbiamo già. Ma devo spendere soldi per potenziare il coso. E questo è uno scheletro che prendo perché è bello ed è carino. E poi abbiamo questo che è un... coso portatile che prendo perché soldi e perché voglio spendere soldi a quanto pare. Io giuro che se entro nei prossimi giorni non ci sarà il negozio potenziato, mi arrabbio, ma... allora, niente di interessante. Anemone arancione, giacinto giallo e rosso, carta, kit di personalizzazione. Questo è per il bagno, è perfetto per un bagno, quindi lo prendo. Idem per questo, anche questo è molto bello per un bagno. Poi decideremo più in là. Ottima scelta! E ora andremo da Agostino e Filomena, tanto per concludere l'episodio, per poi andare giusto un secondo alla Tom Nook per vedere, ehi, come sono fatte le porte personalizzate? Magari sono carine, magari no. E poi basta, seriamente, abbiamo già allungato di un bel po' l'episodio, ma ribadisco che sono molto curioso di vedere cosa vendono Ago e Filo, perché mi piace davvero un sacco cambiare vestito in Animal Crossing, quindi quello è una cosa per un K. Ed è bello, quindi lo prendo, ma non adesso. Prima di tutto, Filomena, mia cara! Ah, Tonks, felice di rivederti. È molto gentile da parte tua aiutare la sartoria sorelle Ago e Filo a essere sempre la migliore. Guarda chi c'è, Filo. Ormai mi fa sempre la stessa domanda. Pensi che Tonks ci farà visita? E io rispondo sempre, calmi e coli bassi, il negozio è ancora chiuso. Ago! Niente paura, Tonks è troppo gentile per prenderti il gioco di te. Dico bene, Tonks? Ah! Il mio lavoro richiede molta precisione e di conseguenza ho spesso gli aculei irrigiditi. Ma oggi, dopo l'orario di chiusura, Ago mi farà un bel massaggio. Non l'hai dimenticato, vero Ago? Ehi sorella, non saprei. Massaggiare un riccio non è così semplice. Oh scherzo, al contrario di qualcuna, io sono ancora giovane e hai tante e ho i guanti protettivi. Ce la farò. Ago! Nel caso non si fosse capito, Filomena è la sorella maggiore, ok? Ops, mi sa che ho esagerato, scusami tanto. Filo, grazie della tua assiduità nel venire alla nostra sartoria, Tonks. Grazie a te, mia cara. Ok, perfetto. Sono 3 dialoghi al giorno, quindi... posso skippare questo testo. Però, sì, Bea credo sia la sorella... non mi ricordo se è la più giovane o è in mezzo a Filomena e Agostina. Credo la seconda delle cose che ho detto. Ok, controlliamo il camerino di prova e poi andiamo da Tom Nook. Vediamo un po', la camicia da ufficio ce l'ho già. Giubbotto da pesca, questo è interessante. Lo potrei mettere per la gara di pesca. E queste sono le magliette bici colorate in maniera diversa. Nice. Quindi, quale colore ci sta più? Questo qua, dai, mi piace. Per i pantaloni invece, gonna. Ho letto boomer per un attimo. No,
Niente male per una tuta da pesca, ma ripeto, da pesca non adesso. Ehi! È bellissimo questo, è davvero bellissimo. Questo cos'è? Oh mio Dio, è bellissimo anche questo. Cappello da tartaruga. No, è da cappa, non è da tartaruga. Vabbè. Calze. Scarpe, sì. Scarpe alte. Sono un lupo di mare. Sono un lupo di mare. Ok, no, è perfetto, è perfetto. Voglio questo però. Sì, sì, sono un lupo di mare classico. È bellissimo, è seriamente bellissimo. Ok, effettuiamo l'acquisto e indossiamo tutto. Sono un lupo di mare. Ok, dai, basta, 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 basta. Perfetto, quindi Tom Nook, sto arrivando. Grazie a te, Agostina. Ahoy, Tom Nook. Ah, Tonks, salve, salve. Questo è lo sportello consulenza edile. Vorrei parlare di casa e modificare la casa, quindi personalization. 5.000 stelline, sì, lo so. Ordiniamo qualcosa, fantastico. La porta, hai detto, vero? Sì, la porta. Oh, ci sono porte molto interessanti qui. Che porta abbiamo noi standard? L'iniziale, no? Ossia... Oh mio Dio, quante ce ne sono? Tipo questa, ma è tipo questa. Vabbè, non importa. Questa è carina, ma è molto... È troppo moderna. No. 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 Questa è niente male. Davvero niente male. Però, nah. Questa è davvero adorabile. Una porta nera? Che dite? No, troppo ghindata, troppo da reggia per questa casa, per adesso almeno. Poi si potrà anche cambiare l'esterno, è tanto per dire, ma non adesso. No, questo... Mahogany. Questo è un po' più mahogany però, in effetti. Nient'altro? Beh, questa è quella standard, mi sa. Sì, è quella standard. Acero, beige... Abbiamo mogano? Non abbiamo mogano. Perché niente mogano? Oh, vabbè. Beige, legno rosa. Allora, una porta interessante potrebbe essere questa. Mi piace questo stile, ok? Però... Ok, allora, per questa casa non ci stanno molto bene. È brutto detto così, ma per questa casa non ci stanno molto bene per niente. Quando cambieremo casa, l'aspetto intendo, sì, ma adesso niente mi interessa. Forse una di queste. Beh, niente male. Mi piace il nero e oro, ma ribadisco che non ci sta bene su questa. Mahogany. Mahogany. Proviamo questa, dai. Non mi interessa. Va bene, dai, sì. Oh, una scelta interessante. Quindi prendi le stelline, mio caro. E al 90% non abbiamo fatto niente di extra per la valutazione dell'isola, perché ci mancano ancora abitanti, ci mancano ancora infrastrutture simili, quindi controlliamo tanto per, ma 2 stelle, esatto, lo immaginavo. Vediamo se indovino, il naufrago? No, dicono che ci voglia moderazione per ogni cosa, ma se si tratta dell'immagine della propria isola io dico che bisogna mettercela tutta. Ok, chi è che parla? Io e mio fratello saremo qui pronti a dare una mano. Chi è che sta parlando? Non credo siano Mirko e Marco, perché non c'è il rumore. Probabilmente sono Dodoardo e Dodobaldo. Probabilmente. Ok, sì, 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 lo so. Fuffi! Fuffi! Lo so. C'è qualche altra cosa? Potrei cacciare via qualcuno. Non mi va di cacciare via nessuno, ma probabilmente solamente per mostrarvi che si può fare caccerò via qualcuno. È un po' brutto detto così, lo so, però... Allora, sì, direi che per oggi abbiamo finito. Proverò, ripeto, a aiutare, com'è che si chiama? Fenicia, con quello che ci ha chiesto. Spero che funzioni. Hai un attimo, Tonks? Sto pensando che fosse dove... No! 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 Tu? No! Non andare! Se me lo chiedi così, come potrei solo pensare di andarmene? Onestamente, l'idea di abbandonare questo luogo mi rattristava. Merci per avermi convinto a restare. Esatto, alcuni abitanti possono dire: ehi, non voglio più restare qui, quindi me ne vado via. Se non li fermate, lo faranno. Attenzione, ok? Inoltre, potete convincerli a non andare o ad andarsene via. Quindi, scialla. Però ogni tanto se ne andranno via da soli. Ed è una cosa tristissima, quindi no, grazie. Mi spiace, Tenerina, ma sei stupenda e non voglio perderti. Detto questo, io adesso davvero vi saluto e noi ci vediamo nella prossima parte di Animal Crossing New Horizons, dove? Domani è il 10?
Non so cosa faremo, ma qualcosa la faremo. Quindi, see you next time, baby.